Gol. Il penalty di Bertagno va sulla traversa, quello di Peggi si accomoda sul fondo. Non sbaglia mai invece il Trento, che dunque vince al Polisportivo e si qualifica ai 32esimi della Coppa Italia di Serie D. Grande rammarico per il Belluno, che si era fatto preferire contro una formazione candidata al salto di categoria. La superiorità, evidente soprattutto nel primo tempo, non è stata però concretizzata nonostante una buona serie di palle gol. Il Trento, dal canto suo, tolta una traversa nel primo tempo, non ha quasi mai creato pericoli al portiere Pozzato. Ma con le porte inviolate si sono resi necessari i calci di rigore, che hanno premiato gli ospiti. Dispiaciuto per la sconfitta, ma soddisfatto dalla prestazione, mister Roberto Vecchiato. Sì, perdere dà fastidio dopo una partita dove tu non meritavi di perdere, però ai rigori è chiaro che non è difficile prevedere le cose. Penso che i 90 minuti abbiamo fatto un po' di più noi, contro una squadra sicuramente competitiva, forte. A me interessava che Belluno facesse una partita seria, equilibrata, di grande temperamento, e l'ha fatta. Non siamo stati mai inferiori a loro, a tratti un po' più noi, a tratti un po' più loro, però complessivamente dispiace uscire, perché nei 90 minuti un po' di più abbiamo fatto noi. In vista del campionato, sei comunque contento di questa prima uscita? Direi che sono contento dopo aver perso i rigori, faccio fatica, ma sicuramente ho avuto in campo delle cose belle. Grande solidità, grande forza, e ci hanno dimostrato una squadra all'altezza di una squadra che deve vincere, che proverà a vincere il campionato. Per noi è importante. Ultima cosa, emozionato del tornare qui al Polisportivo, di tornare a sederti dove sei stato per 4 anni? L'emozione c'è stata, ma fondamentalmente dopo un minuto sembrava che non me ne fossi mai andato, perché sinceramente in quel posto là ci sto bene, e dunque ero felice di star là.